all'inizio dicembre c'è stato un approccio mentale disastroso. Sono stati bravi, hanno avuto coraggio, però noi abbiamo le qualità per far meglio. Poi te l'ho detto, la partita in certi frangenti abbiamo avuto anche l'occasione di rimettere in piedi, però comunque i segnali non sono quelli giusti per vincere, per disputare un campionato da protagonisti e per non soffrire. Questo il nostro stadio, specialmente quest'anno, forse l'anno scorso qualche problemino di feeling c'era, quest'anno non mi sembra, la gente è numerosa, la gente ci sostiene. Da un fattore positivo non lo possiamo far diventare un fattore negativo, sarebbe il colmo. Poi se facciamo condizionare da uno stadio amico, abbiamo sbagliato mestiere. Loro ci hanno aggredito anche con aggressività, ritmo, andando su tutte le seconde palle che sono capitate. E noi eravamo in ritardo, siamo stati poco concreti davanti. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, forte, abbiamo messo lì il Como, potevamo far gol, anche lì siamo riusciti a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Dopo l'espulsione abbiamo fatto più confusione che altro, abbiamo un po' perso gli equilibri. Questo anche in 10 non deve succedere. Col Savona non meritavamo, oggi direi sì, la squadra comunque è convinta di questa disposizione a zona. Adesso ne parlerò ancora con loro per vedere se cambiare qualcosa, magari andare a uomo. Questa è la seconda sconfitta in casa e quindi ci vuole una grande prestazione con Lumezzane. Questa serata prendo soltanto la prestazione di Galli, che è stata ottima. Sì, altrimenti fa piacere, però sarebbe bene accompagnarli anche con i tre punti. Oggi i presupposti non c'erano, secondo me. Durante la settimana un po' sì, pensavo. Poi dopo, durante il riscaldamento, trovi sempre le misure giuste, basta che fai una cosa fatta bene e non pensi più al contorno, ma pensi alla partita, che è una partita di calcio.